Buongiorno a tutte e bentrovate. Abbiamo accolto con estremo piacere l'invito dell'Associazione Energia Donna di prendere parte all'iniziativa Age Open Week per la salute della donna, promosso dall'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna e a cui il Presidio Ospedaliero San Paolo ha aderito come ogni anno. Io sono l'avvocata Valeria Scardigno, presidente del Centro Antiviolenza Pandora dell'ambito territoriale Molfetta Giovinazzo. Mi trovo in compagnia delle mie colleghe operatrici, la dottoressa Enza De Palma, psicologa, psicoterapeuta, e la dottoressa Paola Palmiotti, psicologa del centro. L'associazione Pandora nasce nel 2013 grazie alla sinergia di professioniste in settori diversi che si sono trovate concordi nel ritenere che il fenomeno della violenza contro le donne fosse una tematica da affrontare non già singolarmente, ma nell'ambito di un'equipe multidisciplinare, come peraltro si osservava in tutto il territorio nazionale sin dalla fine degli anni Ottanta. I centri antiviolenza sono strutture in cui vengono accolte tutte le donne che subiscono o sono minacciate da qualsiasi forma di violenza e abuso. Nonostante sin dagli anni 90 in tutta Europa fossero state avviate diverse iniziative per promuovere la protezione delle donne vittime di violenza domestica, si avvertiva la necessità di emanare una serie di standard legali per garantire che le vittime potessero beneficiare ovunque dello stesso livello di protezione. Viene emanata così la Convenzione di Istanbul l'11 maggio 2011, in cui per la prima volta si definisce che cosa è la violenza di genere e in che maniera gli stati firmatari dovranno operare per prevenirla, per proteggere le vittime, perseguire i colpevoli e promuovere politiche integrate al fine di eliminare la violenza contro le donne. La violenza contro le donne viene definita come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione maschile sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti, e così impedendone la piena emancipazione. La violenza contro le donne nella Convenzione di Istanbul è intesa non soltanto come violenza fisica e sessuale, ma riguarda tutte le forme di coercizione, obbligo e privazione della libertà che gli uomini attuano nei confronti delle donne, quindi dai matrimoni forzati alle minacce, alle mutilazioni genitali femminili, che spesso sono il frutto di culture fortemente maschiliste che permeano molte società, compresa la nostra. L'Italia nel 2013 ratifica la Convenzione di Istanbul e introduce, con una procedura emergenziale, alcune norme in ambito penale. Lo Stato italiano ha prestato negli anni sempre più attenzione al tema della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, ma lo ha fatto quasi esclusivamente sul versante normativo, in particolare sul versante della criminalizzazione delle condotte. Non che queste misure si siano dimostrate inefficaci, ma il problema della cultura sessista e misogina della società italiana a tutti i livelli, la carenza di un'educazione sin dalla scuola, ma anche della formazione professionale in tutti gli ambiti, che riesca a superare la visione stereotipata dei ruoli uomo-donna, insieme anche alla precarietà dei fondi assegnati alle case rifugio e ai centri antiviolenza, rendono ancora più impervio il cammino delle donne verso una piena emancipazione. La cosiddetta legge sul femminicidio, emanata dall'Italia nel 2013, introduce una serie di misure a tutela della donna vittima di maltrattamenti familiari, che vanno dall'allontanamento dalla casa familiare del maltrattante al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Misure queste, soprattutto con riferimento all'allontanamento della casa familiare, che non sempre manifestano la loro efficacia, soprattutto quando di fronte all'emergenza di mettere in protezione la donna e i propri figli, è a lei che si chiede poi il sacrificio di allontanarsi dalla casa familiare per proteggersi dal maltrattante, con un collocamento in casa rifugio o in casa di semiautonomia o chiedendole di rifugiarsi presso casa di parenti. La legge sul femminicidio disciplina in maniera più completa il ricorso alla procedura dell'ammonimento. La procedura dell'ammonimento è una procedura a cui le donne possono fare riferimento quando sono vittime di atti persecutori e non hanno presentato querela. Infatti, la persona offesa può esporre al questore, per il tramite delle forze dell'ordine, i fatti relativi agli atti persecutori subiti e chiederne l'ammonimento. Una volta inviata al questore tutta l'istruttoria relativa alla denuncia della donna, ove il questore ritenga fondati i fatti esposti, ammonisce lo stalker invitandolo a non continuare con queste condotte criminose.
Alcune volte questa procedura può essere efficace dal momento che i persecutori poi smettono di tormentare la vittima. In altri invece, soprattutto in quelli più refrattari, non ci sono effetti immediati o comunque a lungo termine e la donna è comunque costretta a rivolgersi nuovamente alle forze dell'ordine. Andando avanti con le misure adottate dal nostro paese per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, nel 2019 è stata emanata la cosiddetta legge sul codice rosso, una legge che garantisce un'accelerazione nell'emissione dei provvedimenti a tutela delle vittime di maltrattamenti e atti persecutori, stabilendo espressamente che dopo la trasmissione della denuncia della vittima e tutte le indagini e l'istruttoria ad essa connessi operati dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero, dopo un'attenta valutazione del rischio, provvede entro 3 giorni ad emettere, ove lo ritenga necessario, delle misure cautelari idonee a salvaguardare l'incolumità psicofisica della vittima. Questa legge si è manifestata particolarmente efficace, anche se presenta anch'esse delle problematiche e delle falle ancora in fase di assestamento. Il Codice Rosso ha introdotto una serie di nuovi reati che vanno dal delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, la cosiddetta revenge porn, oppure la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, o ancora la costrizione o induzione al matrimonio, il cosiddetto matrimonio forzato, e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Questo a grandi linee è quanto il nostro paese ha operato e si è adottato per tentare di arginare il fenomeno della violenza contro le donne. Passo la parola adesso alla mia collega, la dottoressa Enza De Palma, che vi spiegherà un po' come funziona il CAV, un centro antiviolenza, una presa in carico e il percorso di sostegno psicologico che dal CAV viene fornito. Grazie. Buongiorno a tutte. Allora, vi illustrerò, come ha detto Valeria, un po' di metodologie e di prassi. Secondo quali principi operano i centri antiviolenza? In primo luogo, intervenire contro la violenza significa condannare sia la violenza in tutte le sue forme, sia coloro i quali adottano comportamenti violenti. Si sta sempre dalla parte della donna e le si rimanda il messaggio che non c'è mai alcuna giustificazione alla violenza e che quello che è successo non è colpa sua, anche se accade che tipicamente il maltrattante attribuisca alla partner, a delle presunte sue inadeguatezze, i suoi comportamenti violenti. La violenza però è sempre una scelta e la responsabilità è sempre di chi sceglie di agirla. Altro punto cardine della nostra metodologia è l'utilizzo di una metodologia basata sulla relazione fra donne. Le operatrici dei centri antiviolenza, infatti, sono tutte donne. Questo perché? Perché sia l'operatrice che la donna possono leggere la realtà con lenti simili. Vi è sintonia in quanto entrambe appartengono allo stesso genere e condividono alcune problematiche. Tutte noi, in quanto donne, abbiamo subito una qualche forma di discriminazione per il fatto di essere donne e una qualche forma di violenza, seppur lieve. Questo facilita un clima di comprensione fra donna e operatrice. Inoltre, le donne che subiscono violenza non sono considerate passive e deboli, ma resilienti, perché per sopravvivere alla violenza ci vuole una gran dose di resistenza. Le donne vittime di violenza quindi sono considerate forti, capaci di proteggere se stesse e i propri figli e di riuscire a riorganizzare la propria vita, anche se la violenza le ha provate. In base a questo principio, le operatrici non scelgono mai al posto della donna, non le sottraggono mai il potere di decidere sulla sua vita. Nei centri antiviolenza, infatti, si lavora sull'autodeterminazione. Autodeterminarsi significa avere il diritto di decidere. Le operatrici non impongono alla donna alcuna scelta, non impongono né la denuncia né la separazione, perché spetta solamente alla donna prendere una decisione e qualsiasi sua decisione andrà rispettata.
Il percorso con la donna vittima di violenza ha inoltre l'obiettivo di incrementare nella donna la consapevolezza dei propri diritti e delle proprie risorse personali, in un processo che consente alla donna di rafforzarsi, di riguadagnare forza psicologica e di usare questa cresciuta forza psicologica per affrontare al meglio le proprie scelte, quali che esse siano. Al centro dell'intero percorso è posta la donna, ciascuna con la propria diversità, ciascuna con le sue risorse, i suoi bisogni e soprattutto ciascuna con i suoi tempi. I tempi di ciascuna donna non vengono mai forzati, ma sempre rispettati. Inoltre, il centro garantisce segretezza e anonimato e tutte le attività sono gratuite. Come funziona un centro antiviolenza? La prassi di lavoro con le donne prevede che dopo un contatto iniziale, che può essere anche telefonico, vengano effettuati dei colloqui di prima accoglienza, in cui viene ascoltata la donna e la sua situazione. In base a quanto raccolto, l'equipe del centro elabora insieme con la donna un progetto personalizzato, perché ciascuna storia è diversa dall'altra. A seconda dei casi, la donna può scegliere di avvalersi di una serie di attività. Il centro infatti offre consulenze legali finalizzate a fornire informazioni sia in ambito civile, se ad esempio una donna intende separarsi, che penale, se una donna intende denunciare. Sono ovviamente effettuate dalle avvocate del centro. Consulenze psicologiche per acquisire una maggiore consapevolezza sulla propria situazione e per recuperare autostima e risorse psicologiche sono effettuate dalle psicologhe del centro. Centro. Consulenze per l'autonomia lavorativa e abitativa. Servono per orientare al lavoro e alla formazione le donne inoccupate o disoccupate e per accompagnarle nella ricerca di un'abitazione, nel caso ci fosse questo bisogno. Sono effettuate dalle assistenti sociali e dalle educatrici del centro. Inoltre, forniamo dei gruppi di auto-mutuo aiuto, che sono gruppi in cui le donne si scambiano le proprie esperienze. Servono quindi a riscoprire e incrementare le potenzialità attraverso l'ascolto e le esperienze reciproche. Inoltre, offriamo una facilitazione nell'inserimento in case rifugio e in strutture protette per proteggere le donne in pericolo di vita e anche accompagnamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative e burocratiche e nel percorso giudiziario. Ora passo la parola alla mia collega, dottoressa Paola Palmiotti, che illustrerà gli effetti della pandemia sulle donne vittime di violenza. Salve. Secondo l'ONU nel 2020 i casi mondiali di violenza domestica sono aumentati del 20% nei mesi più duri dell'emergenza Covid, soprattutto durante il primo lockdown. Quindi quelle che dovevano essere delle mura da cui, entro cui proteggersi dal pericolo pandemico sono diventate delle vere e proprie trappole per le donne che, date le misure costrittive e restrittive, hanno subito quotidianamente violenza da parte di mariti, coniugi o figli. La pandemia ha messo a dura prova la salute mentale delle persone, ha esacerbato stati di frustrazione e sotto la direzione di retaggi rigidi e disfunzionali che vedono la donna come proprietà dell'uomo e non meritevole di rispetto, si è assistito effettivamente a un incremento, a un preoccupante incremento di quelle che sono dinamiche violente e coercitive nei confronti appunto delle donne. Inoltre questa condizione pandemica di emergenza ha anche implementato un ulteriore fenomeno, ovvero quello della violenza assistita dei figli presenti, gioco forza, la violenza subita da parte dei propri padri nei confronti delle proprie madri. E questo ha prodotto degli stati traumatici e di sofferenza ai quali sono seguite delle richieste di aiuto e supporto una volta allentate le misure restrittive. Il centro antiviolenza Pandora, in prima linea nella tutela, o meglio nella lotta alla tutela delle donne maltrattate, ha potuto riscontrare l'assetto descritto dall'ONU rispetto al fenomeno della violenza domestica. Durante marzo 2020, difatti, si è assistito a un'importante deflessione delle richieste di aiuto e supporto presso il centro, intuitivamente in virtù delle misure restrittive presenti, ma anche a causa del dover giustificare ogni uscita, inficiando sulla possibilità di sfuggire al controllo appunto dei propri mariti. A tal
tal proposito, il centro antiviolenza Pandora, in collaborazione con le farmacie della città di Molfetta, ha provveduto ad apportare sugli scontrini il numero del 1522, ovvero il numero antiviolenza e stalking, in grado di direzionare le richieste di aiuto presso i centri antiviolenza più vicini alle donne in difficoltà. Quindi si è cercato, mediante questa azione, di non far sentire le donne sole nella loro sofferenza, nel loro stato costante di paura, cercando di trovare uno strumento comunicativo che fosse appunto protetto ed accessibile, in grado di fornire elementi e informazioni utili per poter richiedere aiuto. Successivamente, in seguito all'allentamento delle misure restrittive, si è assistito, soprattutto nei mesi tra aprile e agosto 2020, ad un importante incremento delle richieste presso il centro antiviolenza di supporto e aiuto, andamento che è appunto rimasto abbastanza costante fino a dicembre 2020, quindi concludendo un anno preoccupantemente e anche tristemente impegnativo per il centro antiviolenza, chiamato ad assolvere, chiamato ad impiegare le proprie forze in un'ottica multidisciplinare nel gestire una mole di richieste appunto impegnative e situazioni molto gravi. E proprio durante appunto la pandemia, o meglio la convivenza, la situazione di convivenza forzata, che molte donne hanno raggiunto la consapevolezza di volersi affrancare dalle dinamiche di violenza, trovando appunto il coraggio di rivolgersi al CAV per inforcare una via d'uscita. Per altre donne questa consapevolezza è sopraggiunta successivamente alla richiesta di aiuto presso il centro antiviolenza, mossa però primariamente appunto da uno stato di disperazione e di paura per la propria incolumità e per l'incolumità dei propri figli. Per altre donne ancora, invece, questo moto di coraggio non è risultato essere sufficiente per intraprendere appunto un percorso di affrancamento alla violenza subita da parte dei propri coniugi, riportandole appunto all'interno del proprio nucleo familiare. Ringrazio Paola e Enza per il loro apporto e il loro intervento, e ringrazio voi per averci seguite e ascoltate. Grazie a tutte.